L'odontoiatria cresce perché c'è un progetto che è stato elaborato dall'azienda USL8 allora, che coinvolge comunque tutta l'area vasta perché anche le altre province l'avevano fatto, ogni zona è partita. Noi in Val d'Arno abbiamo centralizzato l'odontoiatria per ottimizzare l'orario di apertura e abbiamo realizzato vari progetti. Uno dei progetti che stanno all'interno appunto della legge regionale che ha voluto un'odontoiatria sociale di facile accesso e a bassi costi è proprio la prevenzione nelle scuole. Abbiamo cominciato con i bambini della seconda elementare a 7 anni, sono centinaia di bambini perché sono 700 e qualcosa di bambini e c'è stata una grande collaborazione da parte delle scuole, delle insegnanti soprattutto che hanno seguito i bambini hanno anche prodotto dei bellissimi manifesti appunto per completare la loro educazione all'igiene orale. Abbiamo avuto degli igienisti dentali estremamente comunicativi con i bambini, molto professionalmente preparati e molto comunicativi. Circa 740 bambini che hanno avuto la possibilità di essere controllati in maniera totalmente gratuita e capire che fare prevenzione è fondamentale come in tutti i settori, anche nell'odontoiatria. Noi abbiamo pensato di rivolgersi particolarmente ai bambini delle scuole primarie, per cui abbiamo fatto degli incontri, abbiamo contattato oltre quasi 750 bambini delle seconde classi delle scuole primarie del Val d'Arno e abbiamo distribuito loro un kit contenente uno spazzolino e un dentifricio per aiutarli e per dargli lo stimolo, diciamo, a compiere un'operazione quotidiana che è abbastanza semplice ma delle volte diventa anche difficile a farsi continuativamente, che è quella di lavarsi i denti non una ma anche 3 volte al giorno. Per me è stato un'esperienza eccezionale perché c'erano questi bambini che insomma tutti contenti, tutti soddisfatti, cioè, e poi dopo c'era questo igienista dentale veramente bravo. Siamo stati assolutamente fortunati ad avere questa persona perché è stato veramente bravo. A giudicare dai disegni, a giudicare dall'entusiasmo con cui l'igienista dentale è stato accettato nelle scuole dalle maestre, grazie anche alla collaborazione dell'educazione alla salute che è stata determinante in questo progetto e grazie appunto anche alla Unicoop Firenze che ha creduto in questo progetto, si può dire che abbiamo messo un altro mattone per creare una casa comune per una odontoiatria di iniziativa che va a cercare il paziente, che sia un bambino, che sia un anziano, laddove ce n'è bisogno.